Ciao bambini, vi piace lo schermo del mio computer? Vedete com'è tutto decorato con i puntini? Beh, questo è un quadro famoso di un artista aborigeno dell'Australia. Infatti, gli aborigeni sono un popolo nativo dell'Australia che usa decorare i suoi quadri e le sue stoffe con questa tecnica, facendo tanti puntini. Allora vi faccio vedere questa signora, che infatti è un aborigena, che sta lavorando a un quadro. Lei ha preso una tela nera e poi con la pittura rossa sta facendo delle forme, delle decorazioni. Vedete? Poi, dopo che ha finito di riempire tutto lo sfondo con questa pittura rossa, inizia a fare i puntini bianchi sopra, vedete? Tutti i puntini bianchi. Allora, vedete tutti i puntini. Dopo passerà alla pittura nera e farà i puntini neri. Dopo ancora quella verde, prima più scuro, poi più chiaro, finché non riempie tutta la superficie di puntini. È un bel lavoro, vi piace? Allora, mi piacerebbe provare a farvi fare qualcosa seguendo questa tecnica della decorazione con i puntini. Dunque, e vi ho preparato alcune immagini. Questa, vabbè, lo conoscete, no? È un canguro. Qui c'è il canguro al centro del foglio, decorato con i puntini, e poi tutto intorno ancora puntini di colori diversi. Qui invece l'animale al centro l'hanno messo nero e poi l'hanno decorato tutto intorno con puntini colorati. Qui c'è un koala dove soltanto i contorni qui sono fatti con i puntini. Ah, questa mi piace un sacco, la mano tutta fatta con i puntini o soltanto il contorno o tutta e poi tutto lo sfondo con i puntini. Ancora la lucertola e il canguro di colori diversi. E per finire la tartaruga come quella che vi ha insegnato la maestra Roberta, dove la tartaruga è stata dipinta normalmente e lo sfondo è stato decorato con tutti i puntini. Bene, ora sono felice di avervi fatto vedere queste cose e spero che adesso mi facciate vedere voi dei bei lavori fatti con questa tecnica. Ciao!